Ed eccoci qui con due rappresentanti della squadra dell'Orange Team che oggi ribaltano clamorosamente un risultato di 3-0 e poi 4-1 nel secondo tempo, finendo poi la partita per 8-6. Allora andiamo a fare qualche domanda prima di tutto al capitano Salvo Messina. Allora, la partita, oltre ad essere sotto la pioggia, aveva preso una brutta piega, un 3-0 nel primo tempo, poi c'è stata anche un'autorete di Basile Andrea con un po' di complicità del portiere. Come avete fatto a recuperare la partita? Buonasera, sì, noi siamo bravi a complicarci la vita, perché nel vero senso della parola ci siamo complicati la vita. Con un mio intervento sciagurato, perché faccio un mio culo. E poi complice anche un pochettino di rilassatezza inizialmente, sono andati sotto. Poi faccio un applauso a tutti i ragazzi perché poi ci hanno messo il cuore, la tecnica, perché la tecnica c'è abbastanza in campo, la Salvo, il mio Mazzola, non faccio più l'angolo di tutti quanti che abbiamo riportato la partita. Ho tirato un sospiro di sollievo. Ecco, fortunatamente, come anche l'ultima partita che avete giocato comunque in 6 uomini, però avete tirato fuori un risultato di 6-5, quindi una vittoria di misura. Oggi fortunatamente, come dicevi tu, ritrovi tantissimi dei tuoi uomini, come Salvo Ragusa qui alla mia sinistra, poi ora andremo a fare qualche domanda. Finalmente l'esordio di Van Hausek con voi, poi vabbè, Mazzola, Falcone, insomma tutti già, ci si aspettava un risultato più largo. Sì, gli avversari non giochiamo da soli, appena poi ci siamo messi meglio in campo nel secondo tempo, poi si è visto quel volume di gioco che abbiamo realizzato, quando è stata rimonta poi in sordo. Ecco, bene, è qualcuno che si è meritato insomma questa vittoria, forse anche Salvo Ragusa sei entrato come nella prima giornata facendo un po' di confusione insieme a Van Hausek, è asciuto, insomma non si è capito più in che ruolo giocavi, poi alla fine si è spuntato in attacco e come sembra arrivano i tuoi gol. Sì, sono spuntato al secondo tempo perché al primo tempo non abbiamo trovato la condizione della squadra, era asciuto, doveva andare avanti, però non trovavamo la sponda per far facciare il centrocampista, infatti la maggior parte del gol l'abbiamo fatto con la mia sponda. E la rimonta di oggi dobbiamo chiedere un grandissimo grazie a Van Hausek, ha fatto una buonissima prestazione con le sue giocate, che sappiamo ormai bene, è un grande giocatore di classe, tecnica, è abbastanza buono nel cervello. Ecco, bene, scusa se ti interrompo Salvo, allora vogliamo un po' dire qualche parolina su Andrea Sciuto, visto che ha giocato quasi tutto il primo tempo in avanti, poi nel secondo tempo un po' si lamentava, però a quanto pare è stato accantonato tra panchina e centrocampo. Qui il nostro capitano sa bene, per il nostro trio, io, Van Hausek e Sciuto, che siamo dei ragazzi che siamo nati insieme, possiamo dire. E sa bene che Andrea Sciuto, quando soprattutto perde, è così molto nervoso. Purtroppo vuole fare tanto, ma non riesce a fare niente. Al secondo tempo siamo riusciti a farlo calmare un po'. Siamo riusciti a farlo calmare un po', abbiamo messo in difesa. Grazie a Van Hausek e al capitano abbiamo impostato un po' la squadra bene e ci siamo riusciti in questa rimonta quasi impossibile. Ci siamo riusciti, siamo portati questi 3 punti a casa. Ecco, ti ringraziamo Salvo per queste belle parole ad Andrea Sciuto, ringraziamo anche Salvo Messina, il capitano, per le interviste. Tengo a puntualizzare che Andrea, ottimo ragazzo, ottimo elemento, si è nervosito forse dal piglio della partita perché non ci sta a perdere, ma poi quando scatta il nervosismo si conclude poco, certo. Quindi si affoga razionalità. Poi la classe è venuta fuori, lui si è adattato anche al tipo di gioco che viene espresso. Bene. L'abbiamo messo in gabbia, l'abbiamo messo in difesa. Bene, non insultiamolo più, vi ringraziamo ragazzi e ci vediamo la prossima settimana. Grazie.